siamo qui ci fa molto onore, soprattutto in questo momento io mi sento molto, sono un po' orgoglioso perché questi ragazzi. Presentazione a Palazzo di Città di Taranto della squadra Baux Mediterraneo Taranto che si iscrive, che parteciperà al campionato nazionale di Serie C di pallanuoto. Un momento importante per Taranto, il coronamento di tanti sforzi della società. E ho al mio fianco Massimo Donadei che è appunto il direttore sportivo della Baux Mediterraneo Taranto. Ci siamo finalmente. Sì, questa sera è l'occasione, è la presentazione della squadra di Serie C, però questo momento ci dà l'opportunità veramente di fare un focus un po' su tutto il settore pallanuoto, che è un settore trainante per quanto riguarda la nostra piscina, la nostra società. Infatti questa sera ci sono qui tanti ragazzi, tanti atleti che costituiscono l'ossatura e il telaio della nostra società per quanto riguarda il settore pallanuoto. Quindi abbiamo ragazzi dell'Under 13, Under 15, Under 17, Under 20 che sono le squadre che sostengono poi e che danno, da cui attingiamo atleti per poter poi configurare al meglio la squadra che ci rappresenta nel campionato di vertice, che è il campionato di Serie C. Quindi il campionato di Serie C quest'anno è un campionato particolarmente impegnativo, anche se in una prima fase è un campionato regionale, poi successivamente, anzi interregionale, perché c'è la presenza del Cosenza con cui abbiamo già giocato domenica scorsa, abbiamo anche fatto un bel risultato lì vincendo in maniera netta. Ma al di là di questo fatto contingente, ecco, questa sera per noi è l'orgoglio di presentare tutti i nostri atleti, uno staff tecnico sicuramente di livello che abbiamo, il cui coordinatore è Renato Semeraro, che vede Francesco Carbonara come allenatore, e poi dietro i nostri più grandi sostenitori, che sono coloro che si occupano della scuola di avviamento, in particolare Antonio Grasso e Danilo De Cuia. Ecco, questo ci fa piacere perché crea i presupposti per poter sicuramente avere una squadra competitiva, ma anche di immaginare che questi giovani nel tempo cresceranno. La nostra squadra è prevalentemente costituita da giovani. Ecco, parlando appunto di giovani, ne vediamo tanti, e quindi lo sport come momento educativo, come momento di crescita, non solo il fatto agonistico. Sì, in ambito giovanile la priorità assoluta è quella della formazione dei ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista educativo, quindi sicuramente è al primo posto in un contesto come il nostro, dove le famiglie sono molto vicine a noi e noi viviamo questo momento di formazione dei ragazzi come un momento globale al 100%, ci interessa veramente formare gli atleti a 360 gradi. Francesco Carbonara, allenatore della Baux Mediterraneo Taranto. Presentiamo la squadra. È una squadra molto giovane, con solamente due o tre ragazzi un po' più grandi d'esperienza, quindi l'obiettivo è... L'età media più o meno? L'età media è 17-18 anni, quindi parliamo di ragazzi che fanno quasi tutti anche parte del settore giovanile. E cerchiamo il connubio esperienza e con ragazzi che devono appunto crescere per poter avere poi nel più breve tempo possibile una squadra molto competitiva, e non nascondo che comunque già proviamo ad esserlo. La prima partita è andata molto bene, abbiamo giocato fuori casa a Cosenza con un bel risultato a nostro favore, abbiamo vinto 15-6. E nel settore giovanile appunto stiamo comunque lavorando molto bene, siamo primi nell'Under 15, siamo secondi nell'Under 17 e quindi cerchiamo di confermarci sempre ai primi posti in queste categorie per poi andare anche nelle fasi nazionali e cercare di dire la nostra. Sicuramente lei si dovrà, per così dire, dividere tra la funzione di allenatore, quindi l'aspetto tecnico, e anche la funzione di educatore, vista la giovane età appunto degli atleti. Sì, certo, è forse la cosa più difficile, però lo faccio da tanti anni, quindi un po' mi sento il loro fratello maggiore, quindi cerco sempre di alternare momenti di goliardia quando siamo fuori dagli orari di allenamento, quindi sto con loro, gioco con loro, scherzo e cerco anche di essere un confidente. Nel momento in cui poi si è in acqua invece divento quasi un generale.
e quindi pretendo il sergente di ferro. Sergente di ferro, esatto, esatto. Quindi, e devo dire che fortunatamente la maggior parte dei ragazzi mi accetta e spero anche mi apprezzi per questo. Come coniugare gli schemi con la creatività? Con tanto questa è una domanda tipica del calcio, no? Sì, però diciamo che i ragazzi devono sempre mettere del loro, la fantasia è la cosa più importante, devono anche essere in grado di uscire dagli schemi, però devono avere anche una disciplina affinché, voglio dire, non troviamo impreparati anche gli altri ragazzi, perché a differenza dello sport a terra, l'acqua, i movimenti che permettono l'acqua sono più lenti, quindi bisogna sì mettere della fantasia, però cercare sempre di aiutarsi. Io dico sempre che la squadra esalta il singolo esalta la squadra, quindi sicuramente c'è sempre bisogno di qualcuno che ci mette del suo. Felice perché ovviamente vedere tanti giovani così vicini allo sport, all'attività sportiva, penso che pratica. Fabiano Marti, assessore allo sport del comune di Taranto, la presenza, la nascita appunto della Baux Mediterraneo Taranto in Serie C è un momento di crescita per tutta la città, un momento di partenza e non un momento di arrivo. Beh sì, insomma c'è una bella storia a Taranto legata alla pallanuoto e legata alla piscina di Taranto, peraltro insomma come tutti sappiamo siamo proiettati ai Giochi del Mediterraneo del 2026. È solo l'antipasto questo. Sì, ma veramente l'antipasto perché insomma come sapete sarà costruita una piscina olimpionica qui a Taranto e quindi sarà sede anche della pallanuoto, quindi insomma mi fa piacere oggi raccontare a questi giovani ragazzi che si avvicinano, soprattutto quelli più piccoli che sono qui al mondo dello sport acquatico, raccontare loro che questa amministrazione sta lavorando per questo, quindi a brevissimo cominceremo a lavorarci, insomma in proiezione 2026 quando loro saranno pronti per affrontare campionati importanti ci sarà una piscina importante in questa città. L'importanza, la funzione educativa dello sport, soprattutto nei più piccoli. È fondamentale, infatti io vedere tanti ragazzi così giovani che si avvicinano allo sport mi riempie il cuore di gioia perché i valori dello sport sono indiscutibili, soprattutto quando negli sport di squadra, quindi lavorare la disciplina, il fatto di lavorare in squadra, ognuno nel suo ruolo, di ascoltare chi dà consigli nel miglior modo possibile. Anche la logica del sacrificio, perché poi arrivare a certi livelli ci sono dei sacrifici. Beh sì, i risultati senza sacrifici nello sport, lo sport è quello, nella vita è sempre così. Lo sport è veramente la massima espressione della meritocrazia, no? Se non sei bravo nello sport difficilmente vai avanti, i risultati li raggiungi soltanto se ti sacrifichi, se ti alleni e se ci metti veramente il cuore e l'anima. È doveroso anche ascoltare così il pensiero, la viva voce dei protagonisti, degli atleti e ho al mio fianco Alessio Gargaro, capitano Under 15. Parliamo di te, parliamo di questa passione per la pallanuoto, parliamo delle spinte motivazionali appunto che ti portano in acqua. Beh, ho iniziato a giocare 5-6 anni fa, però diciamo ho iniziato a giocare veramente con Francesco 4 anni fa. Sono cresciuto sempre con lui, con gli insegnamenti, ogni giorno in piscina, con costanza sempre, e mi ha portato a raggiungere un livello tale da poter confrontarmi con altri ragazzi. Un modo anche, una difficoltà anche però, quella di conciliare, no, gli impegni scolastici con quelli diciamo dell'attività sportiva. Beh, quello è più volontà, perché io volevo giocare e quindi mi sono impegnato e sono riuscito anticipando, lavorando di più in classe anche. Cosa vedi nel tuo futuro? Cosa sogni? Vabbè, se si arrivare in Serie A, giocare, speriamo. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. E dunque sarà un bel viaggio in quella che è la nostra...